Nuovo appuntamento con il TG Sport di Sesta Rete, un saluto a chi ci segue attraverso il canale 215 del Digitale Terrestre, ma anche in streaming sul nostro sito internet www.sestarete.com. Parleremo ampiamente del derby tra Trapani e Catania, ci concentreremo sulla probabile formazione dei rossazzurri, così come sulle parole rilasciate in conferenza stampa a Torre del Grifo da Beppe Sannino. Conosceremo l'avversario del Catania e poi andremo anche a vedere i precedenti tra le due squadre che non si sono mai affrontate in Serie B. Passeremo poi in casa Palermo con il momento e l'analisi dei rosanero, con diversi rinnovi contrattuali ormai alle porte, e ascolteremo le parole del centrocampista rosanero Francesco Bolzoni. Tutto questo dopo la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Cominciamo dunque il TG Sport di Sesta Rete con il servizio sul calcio Catania. I rossazzurri affronteranno dunque il Trapani nel lunch match di domani alle ore 12.30 sul campo del provinciale di Erice. Giuseppe Sannino deve far fronte all'assenza di Emanuele Calaiò per squalifica e pensa a un 4-4-1-1 con Almiron alle spalle di Edgar Ciani, dunque Sebastian Leto dovrebbe partire dalla panchina. Sentiamo Valentina. Una decisione presa da Sannino già ad inizio della settimana e a quanto pare confermata nelle ultime ore alla luce delle condizioni di forma dei suoi. L'11 che scenderà domani in campo al provinciale di Erice nel lunch match delle 12.30 non si discosterà più di tanto dalla formazione vittoriosa sabato contro il Varese, a parte infatti qualche correttivo dettato dall'assenza dello squalificato Calaiò e dal recupero di Almiron. 9 undicesimi saranno riconfermati insieme a quel 4-4-2 che per l'occasione si trasformerà in 4-4-1-1 con rientrante Almiron che agirà sulla tre quarti alle spalle di Ciani, unica punta. Per il resto tutto invariato, con Frison tra i pali, Spoli e Capuano coppia di centrali, con Sauro a destra e Monzone a sinistra. A centrocampo agiranno Escalante e Rinaudo, con Rosina sulla destra e Martigno a sinistra. 4-4-2 anche per Boscaglia, che in avanti si affiderà alla temibile coppia Abate-Mancosu, mentre in difesa Terlizzi ritroverà la sua ex squadra. Una gara insidiosa per i rossazzurri contro un avversario forte dei suoi 21 punti in quello che sarà un derby inedito tra due squadre con tifoserie amiche. L'opportunità per Sannino di dare continuità alla vittoria di sabato scorso con quei tre punti che hanno ridato respiro a squadra e ambiente. Un successo domani significherebbe molto molto più della posta messa in palio. Vorrebbe dire non solo guadagnare posizioni in classifica, ma soprattutto tornare a vincere lontano dal Massimino, riscrivendo, ci si augura, la storia di questo campionato. E andiamo adesso ad ascoltare proprio le parole del tecnico rossazzurro che a Torre del Grifo questa mattina ha parlato in conferenza stampa e ha svelato di aver già ben in mente da una settimana la formazione che domani affronterà il Trapani. Lo ascoltiamo. Calcio più arte, il calcio vive su episodi, il calcio vive su un palo che va fuori e inficia il giudizio su una prestazione che poteva essere anche ottimale, e un palo che va dentro ti fa vedere una partita bellissima anche se hai giocato male. Io mi auguro soltanto una cosa, che muoviamo la classifica, che diamo spazio a quello che fino a questo momento tutti dicono, il Catania vince il campionato. Questa secondo me è una frase che a tutti fa piacere dire, ricordare, perché tutti fanno i propri interessi, no? Chiunque gioca contro di noi, ma il Catania vince il campionato, ma il Catania vince il campionato, e intanto preparano la partita. Io invece parto un altro presupposto: facciamo una partita alla volta e poi alla fine vedremo se, come dicono gli altri, il Catania è da Serie A. Io credo che è soltanto il lavoro, è soltanto il tempo che potrà dire il Catania raggiungerà o meno l'obiettivo. Io mi auguro, per tutto quello che c'è intorno, per tutto quello che stiamo facendo, un domani di poter sorridere. Sorridere vuol dire aver raggiunto qualcosa di importante. Beh, del Trapani, io credo, conosco il loro mister, ci siamo conosciuti, mi ricordo all'aeroporto a Palermo, lui era in C ancora che ha vinto quel campionato, è una persona molto capace, una persona che sa di calcio. È lì da tanti anni, conosce bene l'ambiente, ha una squadra strutturata nel tempo, il suo 4-4-2 è datato, nel senso come lavoro parte da molto lontano, ha questa punta davanti Mancosu che si è fatto conoscere, come quando io dicevo, a volte i nomi contano poco, no?
ma conta quello che poi dopo l'essenza in campo. Questo ragazzo si è fatto conoscere attraverso il campo, non si è fatto conoscere prima, viene da, nessuno sapeva chi era fino a 2 anni fa. Poi è seguito alla ribalta della cronaca per quello che ha fatto in campo, quello che ha saputo fare. Può essere una spina al fianco, un altro è Abate, ma c'è una mia vecchia conoscenza in Nadarvic, non so se giocherà. E poi c'è Terlizzi, che conoscete voi, che credo che sia un baluardo in difesa, è un uomo di provata esperienza che sa anche gestire da dietro la squadra, ma credo che poi dopo è l'insieme di una squadra che fa la differenza. Se Buscaglia ha costruito le sue fortune, lo deve proprio l'organizzazione e il modo di stare in campo. Andremo su un campo sicuramente caldo, ma so che almeno sotto questo aspetto ho capito qualcosa, che c'è sintonia tra le due tifoserie e tutti si aspettano soltanto una bella partita. Beh, io credo che abbiamo delle possibilità, ma io già da una settimana che so chi giocava a Trapani, bastava soltanto, dovevo soltanto capire cosa succedeva in settimane, basta, però l'idea era quella. Ci sono tante cose dietro a una partita, dietro una formazione, delle situazioni che un allenatore deve capire, deve, per non trovarsi poi disorientato più avanti. Perciò le scelte che faccio sono sempre scelte, mi auguro, le migliori possibili, ma sempre inerente a un cammino del Catania. E il cammino del Catania vuol dire capire anche in futuro cosa potremmo avere, cosa non potremmo avere, e per fare questo devo sempre capire, provare e mettere dentro. E lo andiamo a conoscere l'avversario di turno del Catania, appunto il Trapani di Boscaglia, che ha gli uomini chiave nello stesso tecnico Granata in Mancosu. Sono 21 i punti del Trapani, quindi un'ottima posizione in classifica a dispetto del trend negativo lontano dalle mura del provinciale 10. Sentiamo Daniele Di Frangia. Trapani e Catania si apprestano a giocare uno dei derby che manca da più tempo in Sicilia, di fronte a due squadre con cammini differenti ma che potrebbero essere protagoniste nel torneo di quest'anno. Da un lato il Catania, sempre più squadra da casa ed affetta dal mal di trasferta, dall'altro il Trapani che ricalca le orme dei rossazzurri, con un rendimento positivo al provinciale e meno in trasferta. I 21 punti collocano il Granata nelle zone alte di classifica e questa non è una novità. Dopo il campionato sorprendente della passata stagione, gli uomini di Boscaglia vogliono ripetersi e per farlo sono riusciti a resistere alle offerte per Mancosu. Il capocannoniere dello scorso torneo cadetto è rimasto in Sicilia per riconfermarsi e gli 8 gol sin qui siglati fanno ben sperare i tifosi. Ma il valore aggiunto della squadra è il tecnico Roberto Boscaglia. Siciliano di Gela, il mister Granata rappresenta il tecnico che ha fatto la gavetta nelle serie inferiori e ha costruito le sue fortune col lavoro e facendo giocare bene le sue squadre. Il suo 4-4-2 è elastico e fluido e può cambiare a seconda delle esigenze. La coppia centrale Pagliarulo-Terlizzi garantisce gol su palle inattive, ma balla un po' in trasferta, essendo quella Granata la retroguardia più battuta del torneo con 27 reti. A centrocampo Ciaramitaro rappresenta l'esperienza con i suoi 32 anni, ma accanto a lui giostrano giovani di valore come Falco ed Aramu. A spingere sulla sinistra è invece Nadarevic. In avanti, oltre il già citato Mancosu, ecco Abate, punta che Boscaglia conosce bene già dalle serie inferiori a Gela. Il Trapani versione casalinga, se non è una garanzia, poco ci manca, con 16 punti conquistati e prima in classifica insieme a Carpi e Spezia. Per i rossoazzurri al provinciale sarà un'altra battaglia. Sono 9 i precedenti tra Trapani e Catania che non si sono mai affrontate in Serie B, bensì sempre in Serie C. 4 successi finora per i Granata, 3 per i rossazzurri e 2 pareggi. In questo caso però il Catania ha conquistato l'ultimo successo nell'aprile del 1999 vincendo 2-0. Sentiamo Sergio Barbagallo. Storie di derby che si incrociano, quelle tra Trapani e Catania, con 9 precedenti sino ad ora disputati a Trapani. In serie cadetta sarà il primo confronto delle siciliane. Per risalire al primo derby bisogna andare indietro di molti anni, stagione 1947-1948, quando allora la società granata si chiamava Drepanum, vinse il Catania per 3-2, con un vero festival del gol. Festival che non si ripetette l'anno successivo, in quel caso finì 0-0. Al termine della stagione il Catania fu promosso in Serie B. Stesso risultato che avvenne nella stagione 74-75, 4 anni più tardi, sempre in Serie C, il Trapani vinse di misura per 1-0.
Per rivedere un altro successo rosso-azzurro bisognerà attendere 11 anni. Nella stagione 1989-1990 gli Etnei vinsero con un netto 3-0. I Granata si vendicarono 7 anni più tardi nell'ex Serie C2 con lo stesso risultato. L'ultimo confronto in campionato, sempre in C2, fu vinto dal Catania, che espugnò il provinciale per 2-0, grazie alla doppietta di Umberto Brutto, con la stagione dei rossazzurri che si concluse con la promozione in Serie C1. Ultimo confronto risale nella stagione 99-2000, nella gara valida per la Coppa Italia di Serie C, si imposero i Granata per 2-1. Nei 9 confronti complessivi sono state 4 le vittorie trapanesi, 3 quelle etnee e 2 i pareggi. 10 gol Granata contro i 9 rossazzurri, un bilancio nettamente equilibrato. Bene, ci fermiamo con un'altra piccolissima pausa pubblicitaria. Al rientro parleremo di Palermo Calcio e sentiremo le parole del centrocampista rosanero Francesco Bolzoni. A tra poco. Torniamo in onda con il TG Sport di Sesta Rete. Abbiamo lasciato alle nostre spalle l'ampia pagina dedicata al derby tra Trapani e Catania. Ci spostiamo adesso in casa rosanero con il Palermo, che continua la preparazione a prescindere dalla pausa di campionato per ciò che riguarda la massima serie, e in questo caso va anche a discutere diversi rinnovi contrattuali, tra cui quello di Enzo Maresca, sembra destinato invece a partire a gennaio Mykonos. Sentiamo Dario Giuffrida. Con la sfida di Marassi ancora relativamente lontana, la preparazione del Palermo prosegue regolarmente con un occhio al mercato che verrà. La squadra, che nelle ultime settimane ha dato prova di avere le carte in regola per una salvezza non particolarmente sofferta, ha bisogno di piccoli ritocchi sia in entrata quanto in uscita. Nel capitolo entrate rientra di diritto la trattativa per il rinnovo di Capitan Barreto, già in fase avanzata, come pure quello di Enzo Maresca, rivelatosi preziosissimo portatore d'esperienza nel centrocampo rosanero, oltre che uno dei leader dello spogliatoio. L'ex Juve fiorentina pare avere intenzione di restare in Sicilia e le sue ultime dichiarazioni lasciano intendere di avere già intavolato il discorso con la società, discorso che verrà concretizzato a salvezza raggiunta. Come anticipato dal presidente Zamparini, anche il futuro di Paolo Dybala, almeno nell'immediato, sarà a tinte rosanero. La società sta trattando il rinnovo del contratto dell'argentino in scadenza del 2016. Sulla vicenda è intervenuto il giocatore stesso, confermando di essere felice di rimanere, ma nel futuro del Palermo potrebbe invece non esserci Mykonos. Le apparizioni del gigante danese sono state somministrate col contagocce da Iachini ed il giocatore adesso si guarda attorno. Inizialmente si era parlato di un interesse del Vicenza, ma la soluzione non è percorribile in quanto Mykonos ha già giocato in questa stagione con la sua precedente squadra, il Brøndby, oltre che col Palermo, fatto che secondo le norme FIFA gli impedirebbe di vestire una terza maglia. L'unica alternativa quindi sarebbe proprio il ritorno in patria nella sua ex squadra, idea che sarà sviluppata già durante la prossima settimana. Sul campo invece Iachini continua a lavorare in vista del Genoa. Dopo la seduta pomeridiana di ieri con esercitazioni tecnico-tattiche e la partitella finale a campo ridotto, il gruppo si è ritrovato stamani al Tenente Onorato. La gara col Grifone è quindi già nel mirino. E concludiamo questa edizione del TG Sport di Sesta Rete ascoltando le parole del centrocampista del Palermo Francesco Bolzoni, che ha commentato così l'ottimo momento dei rosanero. Sentiamo. Le prime giornate secondo me sono un po' alterano un po' i valori delle squadre, quindi ci stava che dovevamo carburare, nuovo campionato, dovevano inserirsi nuovi, e poi dopo la pausa comunque abbiamo lavorato tanto quando siamo andati in ritiro a Gradisca e siamo ripartiti bene, il gruppo adesso c'ha affiatamento e ha voglia di continuare a fare bene e siamo riusciti a fare questi punti. La partita di Cesena noi sapevamo che era molto importante, anche se non abbiamo fatto la miglior partita a livello di gioco, però caratterialmente siamo riusciti a riprendere una partita che meritavamo sicuramente di vincere. Forse quel gol al 94esimo è stata la svolta, lì abbiamo capito che fino all'ultimo non si deve mollare, che possiamo salvarci. Siamo stati in 11, anzi in 14, quelli che hanno giocato a fare le differenze, perché comunque tutti abbiamo iniziato, come ho detto prima, c'è stata una svolta dopo Cesena, quindi abbiamo pian piano sta migliorando il gioco e tutto, al di là di quelli che giocano.
Poi vabbè, Enzo al di là della qualità ci dà esperienza, perché comunque ha fatto tante partite. Però sono sicuro che chiunque giochi, e l'abbiamo dimostrato anche con quelli che sono entrati dopo, si può far bene, si possono mettere in difficoltà tutte le squadre. L'anno scorso magari oltre all'intensità potevamo mettere la qualità che era superiore alle altre squadre di B. Quest'anno contro molte squadre magari oltre all'intensità dobbiamo metterci ancora più cattiveria e voglia di andare a fare punti, quindi ogni partita dovremo dimostrare di essere dei duri, diciamo. Il Genoa è una squadra che non molla mai e difficilmente hanno la mentalità di una squadra che parte sapendo di vincere o sottovalutando l'avversario, quindi sarà sicuramente una partita combattuta. La voglia di fare gol c'è sempre. Però d'altra parte abbiamo poche occasioni e la maggior parte ce le hanno le punte. Per noi centrocampisti dobbiamo sfruttare le poche che abbiamo e speriamo di averle. Era dunque l'ultimo servizio di questa edizione. Come sempre vi rimando ai prossimi appuntamenti e vi invito a seguirci sul canale 215 del Digitale Terrestre, così come su internet in streaming sul nostro sito www.sestarete.com. Arrivederci.